la fioritura di Castelluccio, anno 2018. Vi lascio alle immagini per gustarvele, il rosso dei papaveri e l'azzurro intenso dei fiordalesi. In mezzo ci sono anche le margherite, in mezzo ci sono tanti altri piccoli fiori di quello che madre natura ci regala. E in mezzo ai papaveri e ai fiordalesi ci sono le lenticchie, dai fiori piccolissimi da un paio di millimetri di misura, e lo dico per coloro che chiedono continuamente: ma quanto sono grandi i fiori delle lenticchie? Insieme a questo ci sono quelli che ne approfittano per posare il sedere o la schiena in mezzo ai fiori, per farsi un selfie, per ricordare di essere stati lì, come vedete in queste immagini, dimenticando che lì in mezzo ci sono le lenticchie, stanno crescendo, stanno maturando, hanno fatto da poco il fiore e tra poco diventeranno baccello e quindi pronte per la battitura. Il giallo delle rapastelle, e qui mi scuso perché qualche giorno fa avevo detto il giallo della colza, e invece Nello, che è uno dei pochi veri residenti di Castelluccio, mi ricorda che sono rapastelle gialle. E allora io chiedevo: ma scusa Nello, perché rosso, giallo, azzurro? E perché una volta domina il rosso, una volta domina l'azzurro, una volta domina il giallo? E lui mi diceva che dipende da come viene effettuata la semina della lenticchia, il tempo della semina, ognuno sceglie il suo, e il tempo dà prima il giallo, poi il rosso e poi l'azzurro dei fiordalisi, che sono gli ultimi a rimanere sul pian grande di Castelluccio a ricordarci la bellissima fioritura. Ecco, giusto per ricordarvi quello che è la fioritura, per ricordarvi che la fioritura così maestosa, così meravigliosa, non sono tantissimi anni che viene regalata agli occhi così sorpresi dei viaggiatori. Perché prima le lenticchie venivano asportate con tutta la pianta e portate sull'aia per poi essere battute. E ovviamente insieme alle lenticchie venivano via la rapastella, venivano via i fiordalisi e venivano via i papaveri. Da quando si usa la raccolta meccanizzata, tutte le piante restano sul terreno. Restano sul terreno e ci restano anche i semi. È per questo che ogni anno è così straordinaria la fioritura, è per questo che ogni anno torna a presentarsi l'azzurro, il rosso e il giallo e il bianco delle margherite. Buona visione, e mi raccomando, se andate alla fioritura non mettete i piedi in mezzo ai fiori selvatici convinti che sotto non ci siano le lenticchie. Usate l'occhio, magari quello d'aquila, che serve quando si va a vedere la fioritura.